Riusciva mai a fermarsi sull'esistente. Era spinto anche in circostanze tutt'altro che elementari e facili a moltiplicare i suoi sforzi, a prendere strade sconosciute. Era un trascinatore, era un leader e oggi i leader naturali ce ne sono pochi. Era un uomo molto orgoglioso, amava la sua famiglia, i figli, Idina. Era un uomo che ha vissuto la sua vita a modo suo. Era uno che sarebbe piaciuto a Steve Jobs, probabilmente. Siate affamati e siate folli, visionari. Certamente era un visionario. Lo raccomanderei per questo aspetto, per l'ambizione, la visione e anche la passione nazionale in un contesto globale. Lo raccomanderei di essere molto più prudenti. Io la vivo ancora oggi come una sconfitta questa storia. Perché io, se non avessi rispettato la parola data a Gardini tramite il suo avvocato, probabilmente Gardini oggi era ancora vivo. Il 23 luglio del 93 a Palazzo Belgioioso di Milano, Raul Gardini si toglie la vita con un colpo di pistola alla tempia, l'ennesimo suicidio che scuote un paese travolto dal ciclone dell'inchiesta milanese su Tangentopoli. Solo pochi anni prima Gardini aveva siglato l'accordo con il governo per creare l'Enimont, il più grande polo chimico italiano di tutti i tempi. Ma quell'accordo, che poteva segnare il suo trionfo, per lui si rivelerà invece l'inizio della fine. Quella di Raul Gardini è la storia di un imprenditore coraggioso, avventuroso, un giocatore che alza continuamente la posta, lanciandosi in imprese temerarie come la scalata alla Monte Edison, appunto, o il Moro di Venezia e la Coppa America, successi, trionfi e cadute che ne hanno fatto un protagonista indiscusso della finanza italiana e non solo. Una storia sorprendente, per certi versi ancora tutta sconosciuta. Un racconto appassionante che parte da lontano e soprattutto dal cuore dell'Emilia Romagna. Ravenna. Per 74 anni capitale dell'Impero Romano d'Occidente, per 60 del Regno degli Ostrogoti. 12 imperatori e 8 re, la piccola città romagnola diventa la Nuova Roma. Poi la storia si ferma. Finché 15 secoli più tardi, nel secondo dopoguerra, un uomo getta le basi per un nuovo impero. Il suo nome è Serafino Ferruzzi. La fortuna di Serafino Ferruzzi è stata costruita nel dopoguerra ed è in larga parte frutto dell'abilità e dell'ingegno di questo straordinario personaggio. Negli anni 60 la Ferruzzi movimenta 2 milioni di tonnellate di merce. È il primo importatore italiano di cereali, soia, olio di semi e cemento. Diventò uno degli operatori più importanti europei e di conseguenza anche mondiali. Un errore del pilota a provocare la sciagura aerea. Forlì, 10 dicembre 1979. Nelle immagini vedete il luogo dove Serafino Ferruzzi muore in un incidente aereo all'età di 71 anni. I figli Ida, Franca, Alessandra e Arturo si riuniscono per decidere chi dovrà guidare la società di famiglia. La scelta è unanime. A tenere le redini dell'impero di Ravenna sarà Raul Gardini.
46enne, ravennate doc, figlio di proprietari terrieri, Raul Gardini è il marito della figlia di Serafino, Idina. Raul Gardini entra in contatto con il gruppo Ferruzzi molto presto, perché le famiglie Gardini e Ferruzzi si conoscono, e il suocero, cioè Serafino, chiede a Gardini di andare a lavorare con lui. Alla fine degli anni 50 abbandona gli studi in agraria per dedicarsi completamente al gruppo Ferruzzi. Gardini aveva una cultura proprio agroalimentare, cioè lui è sempre stato uno che ha amato questo mestiere, lo amava quando vendeva le mucche ai contadini nella piazza di Lugo e lo ha amato dopo. Io sono il continuatore dello stile Ferruzzi perché è uno stile che avevamo in comune, in fondo, proprio perché il ragionamento partiva dalla terra, dal modo di coltivarla, dal modo di commercializzare i suoi prodotti, dal modo di trasformare questi prodotti che noi in fondo avevamo imparato a produrre per atavismo. La rivoluzione di Raul Gardini parte dalla strategia di mercato. Visibilità e relazioni con i media caratterizzano la sua ascesa al potere. È intelligente, sicuro e si prende sempre quello che vuole. Aveva delle idee che colpivano la fantasia delle persone e riusciva a trasmetterle con molta efficacia a chi gli stava appunto vicino. Era un misto di un visionario con delle visioni sostenute da dei ragionamenti naturalmente e al tempo stesso di un guascone. Ecco, questo mix può portare molto in là, può fare portare verso dei grandi successi, ma può portare anche alla rovina. Gardini riorganizza il gruppo Ferruzzi e sposta il business aziendale dal trading all'industria. Lo zucchero sarà il punto di partenza del nuovo impero. Io devo andare in un'altra direzione e ho bisogno di andarci con tutte le mie forze, perché io ho gestito un cambiamento importante alla Ferruzzi. Perché doveva arrivare all'obiettivo, l'obiettivo finale era quello lì, era fare del gruppo Ferruzzi il più grande e importante gruppo agroalimentare d'Europa. Gardini dunque, per espandere la Ferruzzi, decide di puntare tutto sullo zucchero. Nel 1979 suggerisce a Ferruzzi l'acquisto di Eridania, il primo produttore di zucchero in Italia. Nell'81 scala la società di zucchero francese Béghin-Say, che diventa sua 5 anni più tardi. A guidarlo è l'intuito, l'ambizione e la rapidità di esecuzione. Le guerre, diceva, si vincono prima ancora di essere combattute. A questo punto però, siamo negli anni 80, Raul Gardini capisce che ci sono le condizioni ideali per entrare nell'alta finanza italiana da protagonista. Gennaio 1985. Dopo il lungo silenzio degli anni di piombo, l'Italia sembra rinata. Un'ondata di benessere cavalcato dal nascente rampantismo inebria gli italiani di una nuova euforia collettiva. Alla metà degli anni 80, nel panorama italiano avviene un cambiamento sul fronte del capitalismo abbastanza importante, perché per la prima volta entrano dei soggetti economici nuovi. L'arrivo dei fondi di investimento mobiliare fa quintuplicare gli incassi della borsa. Le quotazioni guadagnano il 20% a settimana. In un mese si raccolgono anche 300 miliardi di lire. Questo apre un mercato fino allora molto ristretto, fatto soprattutto di aziende familiari storiche, gli Agnelli, i Pirelli, i Pesenti. Raul Gardini mette la Ferruzzi finanziaria sul mercato. I soldi, dice, si trovano in borsa, basta saperli prendere. E in 3 anni fa entrare nelle casse del gruppo più di 3.000 miliardi di lire. Gardini rappresentava quindi l'icona di quel tipo di imprenditore che pensa in grande, no? E che con mezzi disponibili, moltiplicati magari dal debito, riesce a realizzare disegni grandi. Milano è diventata la capitale del benessere. Raul Gardini il simbolo dei nuovi yuppies, sorpresi da un progetto che spiazza tutti, la benzina verde. Aveva il sogno di arrivare a una chimica non inquinante, partendo dalle materie prime agricole. L'etanolo di derivazione agricola può essere usato come antidetonante al posto del piombo. Da questo punto di vista, tutto sommato, Gardini aveva avuto un'intuizione giusta, perché, come si può dire, le sue intuizioni rimangono ancora adesso valide. Ecco, lei però su questa vicenda ha molti nemici. Per esempio, uno è il presidente della Confagricoltura, Wallner,
che dice, leggo testualmente, che le sue proposte sono viziate dallo stimolante profumo del profitto. Lei a cosa risponde? Beh, io credo che il profumo del profitto per un capitalista, e io mi considero tale, sia inevitabile. E comunque va oltre, quello che io voglio dire va anche oltre un po' quello che è lo stimolo del profitto. Fu bloccato da una decisione della Commissione europea della fine del 87. Raul Gardini non si arrende. Il sogno di unire la chimica all'agricoltura si può fare, servono soltanto mezzi adeguati all'impresa. Il contadino di Ravenna mette gli occhi sulla Montedison. Gardini viene, secondo me, attivato nell'attenzione su Montedison, inconsciamente, perché da una cenettina che facemmo una sera a casa di Prodi a Bologna, e dove Prodi gli disse, ma insomma c'è questa Montedison, non si capisce che cosa vogliono fare, però era una battuta buttata lì così, no? Nata nel 1966 dalla fusione del polo energetico Edison e quello chimico Montecatini, la Montedison è uno dei più grandi gruppi industriali del paese. La Montedison era al centro di uno scontro tra gli azionisti molto violento e in questa situazione Gardini intravede la possibilità di diventare l'azionista di riferimento. Ma Gardini deve affrontare un osso duro. A guidare la Montedison dal 1979 c'è Mario Schimberni. Riservato, misterioso, enigmatico. Non fuma e non beve. Lo chiamano l'uomo di ghiaccio. È stato uno dei più grandi manager italiani, con un taglio imprenditoriale che ha consentito prima di salvare la Montedison quando io sono arrivato, quindi nel 1980, e poi di farla diventare una società così appetibile da essere oggetto di scalate ostili. Schimberni ha solo un obiettivo, fare della Montedison la prima public company italiana. Quindi l'idea di poter avere una grande società che fosse gestita solo dai manager e rispondesse ai propri azionisti il giorno dell'assemblea con i dividendi e gli utili prodotti. Alla metà degli anni Ottanta il pirata di Foro Bonaparte acquista la Standa, il Messaggero, il 20% del gruppo RCS, poi scala la B-Invest della famiglia Bonomi e le assicurazioni fondiarie. Naturalmente questo creò un certo quale scontro tra Cuccia, che aveva sempre con Mediobanca avuto un occhio di riguardo per le vicende della chimica, e Schimberni medesimo. E all'inizio l'intervento di Gardini fu, tra virgolette, come cavaliere bianco a favore di Schimberni, fu sollecitato da Schimberni. Di Schimberni lei cosa pensa? Schimberni quando si muove sa dove vuole andare, lo sa con chiarezza e non ha, insomma, mette in preventivo tutti gli imprevisti e riaffronta con la dovuta decisione. Ma a volere Raul Gardini dalla propria parte c'è anche Enrico Cuccia, il sacerdote di Mediobanca, che lo vuole nel salotto buono del capitalismo italiano. Dallo zucchero alla benzina verde, dalla borsa di Milano alla Montedison, Raul Gardini diventa un protagonista della finanza italiana e viene invitato più volte a entrare in Gemina, il salotto buono del capitalismo italiano. Ma il contadino di Ravenna dice sempre di no. Gardini non ama le logiche del potere e la partita per conquistare la Montedison se la vuole giocare da solo. Torino, 3 ottobre 1986. Enrico Cuccia incontra Carlo De Benedetti e gli propone un'offerta pubblica di acquisto per il controllo della Montedison. Prezzo per ogni azione, 3.600 lire. La situazione era in rapida evoluzione, c'era il sentore di una possibile OPA ispirata da Mediobanca. Il piano sembra perfetto, ma la notizia arriva al gruppo Ferruzzi. Lui è tornato a casa, ha cominciato a rimuginare e a guardare i bilanci, a guardare che cosa soprattutto faceva Montedison. Ravenna, 7 ottobre 1986. Raul Gardini decide che la Montedison deve essere sua, a tutti i costi. La prima fase fu molto rapida e si consumò nel giro, mi pare, di un paio di giorni. 8 ottobre, 6:30 del mattino. Convocò il suo agente di cambio di fiducia, che era Maiocchi,
e gli disse: caro Maiocchi, stamattina lei compri delle Mont Edison. E questo gli rispose: ma dottore, quante ne compriamo? Tutte quelle che trova, gli ha risposto, e se n'è andato. Stesso giorno, ore 10, Gardini mette sul banco 1.500 miliardi, ma è disposto a salire. Le quotazioni Mont Edison si impennano di colpo, ma è proprio quello che vuole l'imprenditore di Ravenna. Fu una scalata per l'epoca clamorosa, e direi forse in questo momento gli fu poi attribuito questo appellativo anche del corsaro di borsa. Stesso giorno, ore 16. Nel dopo listino le azioni sono salite a oltre 4.000 lire. L'OPA di Cuccia e De Benedetti è morta prima ancora di nascere. Raul Gardini ha in mano il 10% della Mont Edison. Gardini, per arrivare all'obiettivo di controllare la Mont Edison, dopo i primi acquisti riuscì a convincere alcuni altri azionisti importanti a vendere i loro pacchetti, e in questa fase si mosse con molta determinazione. De Benedetti fu uno dei primi ad offrirgli il suo 5% per arrivare alla quota di sicurezza e di messa in sicurezza di Mont Edison. 11 marzo 1987. In 5 mesi Gardini ha speso più di 2.000 miliardi, ma ha ottenuto il 40% della Mont Edison. Qualcuno dice che lei è un po' un parvenu della finanza, che pur di arrivare, cioè, cambia le regole del gioco, senza preoccuparsi dei danni che crea al sistema. Cosa risponde? Ma io non credo che ci siano delle regole del gioco per ottenere gli obiettivi che uno si prefigge. Le regole sono quelle del mercato. Io mi attengo alle regole del mercato. Adesso però l'indebitamento del gruppo Ferruzzi ha bisogno di un sostegno esterno. Gardini allora va da Cuccia. In qualche modo Gardini dovette andare a Canossa, in via Filodrammatici, e fu studiato un piano per riorganizzare tutto il gruppo in maniera equilibrata da un punto di vista del debito e anche dell'attività. Ma la pace con Mediobanca dura solo qualche settimana. Perché Gardini riteneva, avendo acquistato la Mont Edison, di avere lui il diritto di decidere le scelte importanti, e quindi non accettava una sorta di sottomissione alle logiche di sistema che erano poi governate appunto da Cuccia e dalla Mediobanca. E nel giro di finanziaria di Milano molti dissero questo è l'inizio della fine di Raul Gardini. Adesso, per avere il controllo totale della Mont Edison, Gardini deve affrontare Mario Schimberni, l'alfiere di Foro Bonaparte. Schimberni riteneva che Gardini fosse un alleato nei confronti della pressione che Cuccia stava mettendo su tutto il sistema della Mont Edison e sul sistema di relazioni di Schimberni, per cercare a questo punto di metterlo in difficoltà, di farlo fuori. Poi, secondo me, all'improvviso capitò che qualcuno gli andò a raccontare che Schimberni forse aveva mire diverse. Caratterialmente Gardini non era portato ad essere un comprimario, e quindi la logica del, come dicevano allora, comandi me, comandati, no? Cioè, allora, doveva sapere chi comandava. Schimberni rimarrà al suo posto? Me lo chiede Schimberni. L'obiettivo di Gardini era quello di prendere in mano direttamente, non a supporto di Schimberni, la direzione della chimica italiana e soprattutto in questo caso della Mont Edison. Si chiude dunque un'epoca per il più grande gruppo chimico del nostro paese. Il consiglio di amministrazione della Mont Edison, secondo gruppo privato italiano, ha sancito oggi il cambio della guardia al vertice. Via Schimberni, avanti Gardini. Certo, è stato un grave errore non riuscire a capire qual era la potenzialità di un'alleanza con Schimberni anche nella diversità dei caratteri. Mi disse una volta, lo ricorderò sempre, sì, io so che è quello che mi rimproverano, perché non ho fatto il guardiacaccia, ma io non sono Romiti, io non faccio il guardiacaccia, io faccio l'imprenditore, decido, mi assumo la responsabilità, rischio e vinco. Novembre 1987. In 7 anni Raul Gardini è diventato il secondo industriale più potente d'Italia. Ravenna ha il suo nuovo imperatore. Qual è la caratteristica del suo carattere che l'ha aiutata di più in questa fantastica rincorsa? Ma io sono, ho un buon sistema nervoso, sono tollerante e capisco
che gli altri hanno il diritto alla difesa, hanno il diritto di difendersi, non mi arrabbio se si difendono. Secondo me era praticamente inevitabile una successione di questo genere, con tutti i suoi rischi. Proprio per questa mia teoria, che il suo è sempre stato un progetto che si rincorre. Vale a dire, ogni passo stimola il successivo. Non è mai un progetto che, realizzato, determina una specie di quiete dello spirito. Gardini è diventato il nuovo imperatore di Ravenna. Dopo la scalata, la Montedison, con una guerra lampo, chiama nel consiglio di amministrazione la scienziata Rita Levi dei Montalcini e Chicco Testa, all'epoca esponente dei Verdi. Due scelte che appaiono due scelte curiose per quegli anni, ma in realtà Gardini ha in mente un obiettivo ben preciso: unire la chimica all'ambiente e creare un nuovo mercato energetico di derivazione agricola. La sua forza, del resto, non è solo nell'intuito e nella passione per l'agroindustria. A sorreggerlo in questa ascesa travolgente c'è un punto fermo della sua vita: la famiglia. Raul Gardini nasce a Ravenna il 7 giugno del 1933 da Ivan e Bruna Piazza. All'elementare parlava poco e solo con me. Era riservatissimo, chiuso, sognava molto, cioè sognava nel senso che era, immaginava molte cose sul futuro, così come poi è rimasto. Raul, come il fratello Franco, cresce a tu per tu con la terra, la pesca e la caccia, ma la sua vera passione è il mare. Per Raul era la libertà. Dice, io ho sempre avuto un anelito di libertà, sempre. E quando dice vado in mare. Io amo il vento, amo le cose che mi stanno intorno, so vedere queste cose che mi stanno intorno. Mi piace moltissimo sentire da dove viene il vento, perché viene di lì e forse da dove verrà dopo. E questo mi serve per andare a vela, questo mi serve per andare a caccia, questo mi serve per sapere quando passeranno, quando comincerà il passo. Mi serve sapere quando viene la luna, perché è importante sia per il vento che per il passo degli uccelli. È importante per me stare dentro agli elementi, mi piace moltissimo stare dentro agli elementi. Nel 1949 Gardini si fidanza con Idina Ferruzzi, che sposa 8 anni più tardi. Io ammiravo tanto questo ragazzo, perché lo trovavo bellissimo innanzitutto, e poi faceva delle cose che all'epoca, parlo degli anni 50, erano già imprese. Faceva dei tuffi stupendi, tuffi ad angelo. Allora, con molta modestia, anche perché io non sapevo nuotare, poi insomma così un po' di suggestione me la dava, gli chiesi: mi fai un tuffo per me? E lui si lanciò da questo battipalo, perché loro non c'erano i trampolini, di 20 metri. Poi mi prese una mano al cinema e poi mi scrisse per chiedermi appunto se volevo diventare sua moglie. Io fui molto fiera di questo, perché ho sempre ammirato la famiglia Gardini ed ero molto fiera di entrare nella famiglia Gardini. Dal loro matrimonio nascono 3 figli, Eleonora, Ivan Francesco e Maria Speranza. Con i figli è stato proprio un po' come il fratello maggiore affettuoso. Ma un po' mi somigliano tutti, ce n'è di più estroversi e di meno, però io sono estroverso e introverso allo stesso tempo, lo so che sono così e li vedo quando mi somigliano. Avevo questa figlia Eleonora, che era un po', come dire, un po' il gioiello di famiglia, insomma, e credo che Raul fosse legatissimo alla figlia e viceversa. È innanzitutto un uomo coraggioso, ma lo è non così, per velleità. È un uomo coraggioso perché secondo me ha la capacità di intuire i cambiamenti del tempo e li intuisce, diciamo, con un anticipo notevole. È un uomo inattuale, sì, questo si può dire. E ha il coraggio di intervenire in questi cambiamenti, di gestirli in quello che è il suo ruolo, che è un ruolo abbastanza importante, diciamo,
dell'economia italiana. Ecco, ma lei dedica molto tempo ai figli, no? Tutto quello che posso. Ma allora, se dovesse definirsi come padre, cosa direbbe di sé? Lo sarei dire a loro, non, faccio del mio meglio comunque, ecco, non ce la metto tutta. E come marito come si definirebbe? Negligente. Nella sua famiglia felice. Era il miglior Gardini che si potesse conoscere. Che meraviglia. Che meraviglia di serata. Guarda che roba. Signore Leonora Gardini. Ah, è la moglie o la figlia? La figlia. Ah, mi sembrava, ammazza. Fantastica. Il figlio di Gardini. Gardini! Madonna, che festa, che meraviglia. Sono il Moro di Venezia. Eccezionali tutti insieme. Che figlia che ha? Sì, tutti quanti. Fantastico, fantastico. Quella è un'altra figlia. Questa è la figlia. Le ha fatte tutte lei. Io sono la chimica, dice, ma è anche la fisica, capito? No, il gioco. Accipicchia che fisico che è. Complimenti. Dunque, prima di ogni altra cosa, la famiglia. Un Gardini segreto, lontanissimo da quell'immagine stereotipata che i giornali stanno costruendo intorno a lui. Siamo nel novembre dell'87. Gardini è il nuovo presidente della Montedison. Ma qualcosa sta per mettere a rischio i suoi piani. La controparte pubblica della chimica, raccolta sotto l'Enichem di Lorenzo Necci e spinta dall'Eni di Franco Reviglio, è debole. Per diventare un polo chimico italiano in grado di competere con i grandi del settore, la chimica ha bisogno di espandersi e punta su Gardini come possibile alleato. Leni pensava proprio che fosse suo ruolo istituzionale, essendo un ente di Stato, di garantire che la debolezza strutturale dell'Italia, che era il disavanzo della chimica, che era molto elevato, fosse rimosso. In quel momento penso che Gardini si sia fatto convincere, perché fecero leva soprattutto sul suo orgoglio, la sua ambizione, e gli disegnarono una prospettiva che lui ritenne adeguata, e cioè quella di creare finalmente davvero un unico grande soggetto chimico. Le due parti da sole non avevano futuro. Io ho sempre sostenuto a lui che dovesse pensare in grande, che dovesse vedere appunto lo sviluppo di questa società chimica nel bene del paese. Si convinse, questo lui, parlando con lui successivamente, mi sono reso conto che si convinse che poteva essere fatto. Per essere presenti nella chimica di base bisogna essere almeno nei primi 10 del mondo. La joint con l'Enichem ci dovrebbe dare questa possibilità di raggiungere una posizione di mercato che consegue questo obiettivo. L'Enimont dunque si può fare, ma la joint venture costa alla Montedison 1.200 miliardi di tasse. Gardini chiede garanzie alla parte pubblica. Gli dissi, io posso intervenire per chiedere al Presidente del Consiglio di fare un disegno di legge che ti esenta le plusvalenze che tu avrai da questi conferimenti. De Mita certamente fu protagonista, perché a lui si rivolse Gardini, ma credo che tutti i partiti fossero d'accordo. Naturalmente Gardini pensò a questa promessa, no? Che ci fosse una specie di patto tra gentiluomini. Lui in realtà era rimasto un contadino, a me diceva, a me basta una stretta di mano, e la stretta di mano con De Mita per lui valeva più di un contratto. Buonasera, due colossi dell'industria chimica, uno pubblico e l'altro privato, si mettono insieme. È stata infatti firmata questo pomeriggio da Eni e Montedison la lettera d'intenti per la costituzione di una società comune nel campo della chimica. Milano, 15 dicembre 1988. Nasce l'Enimont. Il presidente è Lorenzo Necci, l'amministratore delegato Sergio Cragnotti. 40% di capitale sociale a testa e il restante 20% sul mercato. Perché il business plan prevedeva che ci volessero 3 anni di investimenti e di razionalizzazioni per portare questa nuova società ad essere veramente competitiva e a stare sulle sue gambe. Enimont, la chimica in una parola. Ricordo che quando nacque l'Enimont aveva 55.000 dipendenti e ben 16.000 miliardi di lire, quindi 8 miliardi di euro di fatturato, ed era leader in 7 comparti, leader mondiale ed europeo. In Parlamento però il decreto promesso a Gardini viene per 2 volte lasciato decadere dopo essere passato alla Camera.
Poi il 27 settembre 1989, alla terza reiterazione, con la sola presenza di 374 deputati su 630, viene bocciato con la netta opposizione del Partito Comunista, Democrazia Proletaria, MSI e alcuni esponenti della Democrazia Cristiana. La politica capì una cosa molto semplice, che stava perdendo un ufficio acquisti da 15.000 miliardi di lire all'anno. Lì c'era, ciascuno misurava questi progetti non sulla base di un ipotetico interesse pubblico, ma sulla base del vantaggio, dello svantaggio che poteva derivare a quella banda, a quella parte, a quella fazione, a quella corrente e così via. Poi cade il governo De Mita, Vasco Andreotti, storico avversario critico del gruppo Ferruzzi fin dai tempi di Serafino, e Raul, quello che temeva, se l'è trovato lì. Ecco, ma qual è l'uomo politico a cui lei si sente più vicino come idea, se ce n'è uno? Ma io appunto apprezzo gli uomini e non approfondisco troppo le loro idee. Io vado d'accordo con chiunque, non penso alle ideologie. Per me un comunista o un fascista non fa nessuna importanza, quello che conta è il personaggio. L'Enimont è imbrigliata dai cavilli della politica, lo scontro tra pubblico e privato è inevitabile. Si manifestarono delle insofferenze, perché mentre la parte pubblica era più preoccupata di conservare determinati equilibri, determinate relazioni sindacali, la parte privata aveva un tipo di rapporto con i sindacati completamente diverso rispetto a quello pubblico. Le decisioni venivano prese con molta più rapidità, mentre all'interno della parte pubblica c'era sempre un confronto di opinioni, delle mediazioni e quindi anche una certa lentocrazia. E questo faceva imbestialire Raul, perché voleva decidere per la chimica, voleva creare davvero un polo chimico nazionale competitivo con i colossi mondiali. Intanto il 3 novembre 1989 Gabriele Cagliari, 63 anni, socialista, è diventato il nuovo presidente dell'ENI. Siccome di Cagliari ero amico, lui me lo confessò, dice, l'ho già subito io, questa miopia dei gruppi dirigenti politici e anche interna all'ENI rispetto alla chimica. Sono già stato io vittima, quindi capisco le arrabbiature di Gardini e la sua voglia di strappare, insomma. Dunque, l'Enimont, il grande progetto di creare la più grande industria chimica italiana di tutti i tempi, sembra un complotto. Noi naturalmente abbiamo provato a sentire tra gli altri Ciriaco De Mita, Paolo Cirino Pomicino, Carlo Fracanzani, ma nessuno ha voluto rilasciarci un'intervista su questo tema. Intanto Raul Gardini scalpita, non tollera di essere bloccato e di perdere tempo prezioso con le schermaglie burocratiche della politica. E allora decide di fare a modo suo. Gennaio 1990. Raul Gardini prende una decisione che cambierà la storia della più grande industria chimica italiana. Gardini fece acquistare dai suoi amici la quota che lo portava in maggioranza, violando l'accordo. La mia preoccupazione era che si arrivasse a un consolidamento di tutta la chimica sulla Montedison. Non stava in piedi, ero preoccupatissimo. Perché Gardini, che poi alla fine è stato convinto a credere nel progetto, lo ha fatto saltare, perché è lui che ha comprato le quote di minoranza. Perché a un certo momento si è sentito tradito nel patto che lui credeva di aver fatto da buon contadino per l'esenzione delle plusvalenze. Di fronte avevamo lo Stato, o comunque un sistema parallelo allo Stato, e dall'altra parte una società privata che doveva farsi i conti con le risorse che aveva e con gli azionisti, quindi con la redditività che avevamo promesso. Padova, 24 febbraio 1990. Raul, il nuovo imperatore, detiene ormai la maggioranza delle azioni Enimont. Di fronte a una platea di dirigenti annuncia: da oggi la chimica italiana sono io. Ha fatto un po' di impressione la 3 settimane il suo discorso di Padova, in cui le ha detto di fatto la chimica sono io. C'è ancora una chimica pubblica, dottor Gardini? Non c'è una chimica pubblica, c'è solo una chimica privata. Io ho continuato a dargli sostegno e mi ricordo di aver usato l'espressione di Deng Xiaoping: non importa il colore del gatto, pubblico o privato, l'importante è che prenda i topi
e cioè che ci sia uno sviluppo della chimica italiana. 27 febbraio 1990, Lorenzo Necci si dimette dall'Enimont. Lo scontro tra pubblico e privato è diventato una guerra di potere. Gardini e la Montedison da una parte, Andreotti, Forlani e Craxi dall'altra. CAF, che era poi la politica, avrebbe perso comunque un asset di importanza fondamentale per quanto riguarda la gestione del potere allora in Italia. E quindi c'era un interesse diretto della politica, del sottobosco della politica, a mantenere le mani su un pezzo di economia che era funzionale ad eleggere qualche decina di parlamentari. Da questa parte c'è tutta la politica che Gardini schifava, ma che doveva necessariamente, con cui doveva necessariamente trattare. Gardini è il personaggio che gli faceva schifo a mangiare un piatto di pasta asciutta con i politici della Prima Repubblica. Naturalmente c'erano delle tensioni, perché appunto i democristiani ritenevano che era un progetto, tra virgolette, più etichettato come socialista che non come democristiano. Craxi era convinto che Gardini fosse troppo prepotente, che il pubblico non poteva essere umiliato, uso questa espressione, la parte pubblica non poteva essere umiliata. 5 settembre 1990. Il ministro delle partecipazioni statali, Franco Piga, emette una direttiva per chiudere il capitolo Enimont. È il cosiddetto patto del cowboy. Ma questo patto del cowboy poi è una soluzione abbastanza ragionevole. Quando ci sono due soci a pari potenza nella stessa impresa e non vanno più d'accordo, bisogna organizzare un divorzio. È tecnicamente un patto in cui c'è uno che compra, una parte che compra e una parte che vende, uno dei due fa il prezzo, chi fa il prezzo dà la facoltà a quell'altro di decidere se a quel prezzo compra o vende. Montedison, due correnti di pensiero, una che lei compra, l'altra che lei vende. Dove sta la verità? Decido io. L'imperatore di Ravenna spiazza tutti e decide di comprare. Anche perché gli avrebbe dato un notevole potere e questo, a quel punto l'ho visto ragionare anche in questo modo. Questo con i conti della Montedison, con la possibilità che avevamo di permetterci un'operazione del genere, non aveva niente a che vedere, non potevamo farlo. Cominciano a trapelare notizie su tutta la stampa che le banche avevano chiesto di ritirare i fidi e gli scoperti a Gardini e quindi l'avevano messo in una difficoltà insuperabile. Leni sta perdendo la guerra contro Gardini e decide di cambiare le regole del gioco. Il 9 novembre 1990 chiede al presidente vicario del Tribunale di Milano, Diego Curtò, di sequestrare tutte le azioni Enimont sul mercato per togliere la maggioranza societaria a Gardini. 13 giorni dopo, Gardini abbassa la testa e vende la quota Montedison a Leni per 2.805 miliardi. Presidente Cagliari, Raul Gardini dice che è stato in sostanza intimato al gruppo Ferruzzi di vendere la sua quota. Che cosa c'è di vero? Ma non c'è assolutamente niente di vero, perché a Raul Gardini abbiamo proposto un prezzo e un contratto che erano in perfetta simmetria. Lui poteva sia comprare che vendere alle stesse condizioni alle quali noi, per loro decisione, abbiamo comprato. Quel progetto di fare una grande impresa nazionale con 55.000 dipendenti, 16.000 miliardi di lire di fatturato, è fallito. Cosa è successo? Che Leni poi alla fine si è ripreso le sue partecipazioni e la chimica italiana è stata liquidata. Chiusa la vicenda Enimont con soddisfazione finanziaria per i Ferruzzi all'epoca, fu una transazione piuttosto clamorosa, Gardini si dimise da tutte le cariche che aveva, non solo in azienda, ma anche nel paese, e lui disse ufficialmente per incompatibilità ideologica. Martedì 7 giugno 1991, Raul Gardini compie 58 anni. Quattro giorni dopo riceve un regalo diverso dal solito. Da oggi Raul Gardini non è più alla guida del gruppo Ferruzzi. Il consiglio di amministrazione della Serafino Ferruzzi, la cassaforte della famiglia di Ravenna, ha deciso di affidare l'incarico a lungo ricoperto da Gardini ad Arturo Ferruzzi, il figlio di Serafino, fondatore del gruppo. Famiglia Ferruzzi che probabilmente era anche stanca di seguire le lotte continue in cui il condottiero Gardini trascinava le truppe di Ravenna. Beh, dal punto di vista umano lo visse malissimo. Cioè,
ma soprattutto una delle cose che mi ricordo è che non lo visse con rancore, ma lo visse con una grande amarezza, con una grande... perché lui comunque faceva conto che una delle forze sue era la famiglia. L'impero di Raugardini è finito. Il progetto Enimont, che nelle sue intenzioni doveva portarlo ai vertici della chimica mondiale, si è rivelato un fallimento totale. Liquidato con 505 miliardi di lire dalla famiglia Ferruzzi, Gardini riparte da zero con una nuova società in Francia e, come sempre, cerca nuove sfide, nuove avventure, sempre alimentate dalle sue passioni. Ma la vera sfida per mostrare a tutto il mondo la sua stoffa di imprenditore visionario arriva dal mare della California. 11 marzo 1990, nel cantiere Tenkara Mount Edison di Porto Marghera è nata una barca che farà storia, il Moro di Venezia. Noi adriatici, diciamo, e Raul Gardini era molto adriatico, diciamo, hanno sempre avuto il mito di Venezia. Il primo Moro nasce negli anni 70 come barca privata di Gardini, ma questa è stata creata per gareggiare nella competizione bellica più prestigiosa di tutte, la Coppa America. Mi disse: guarda, ho trovato un timoniere che per me è quello giusto. Ho conosciuto Raul in 85 a Palma de Mallorca. Io avevo 25 anni e avevo un'impressione di un uomo molto libero, molto coloroso. Mi ricordo una volta che mi dice: se tu non fai la Coppa America con me, non lo faccio. Per fortuna, anche a solo 29 anni, ho deciso di prendere, diciamo, il rischio, di prendere l'opportunità. È stata forse la più importante decisione della mia vita. Nel 1991 è pronto il prototipo scelto per la gara. Tutta la tecnologia della Mount Edison viene applicata al Moro di Venezia. Gardini vuole costruire la barca a vela più veloce del mondo. E io ho partecipato in prima persona a questa avventura con tutta la mia esperienza di velista, ma anche tutta la mia esperienza di combattente. Raul non ha mai fatto una barca che non fosse assolutamente innovativa. Se lui non aveva un'idea innovativa per una barca, non la faceva. E Raul era una persona con un sguardo molto avanzato, molto nel futuro. San Diego, 25 gennaio 1992, inizia la Louis Vuitton Cup. 8 barche in acqua con un unico obiettivo: sfidare il defender americano della 28esima Coppa America. Era l'industria italiana che lì era in gioco, vedevo i giornali americani, un'ondata di simpatia incredibile nei confronti di Raul e dell'equipaggio italiano. Io sentivo un certo pressione, mi ricordo dopo il terzo girone, Raul parte e mi dice: torno per il finale. Il Moro di Venezia elimina uno dopo l'altro i pretendenti della Louis Vuitton. A contendersi il titolo di sfidante è rimasta New Zealand, la temibile squadra dei Kiwis. Il Moro inizia un recupero che nessuno si aspetta. 3-2, 3-3, poi passa in vantaggio. 2:20 di regata, il Moro di Venezia è oramai prossimo a questo traguardo storico. L'Italia intera assiste incredula, il sogno sta per diventare realtà. Ed ecco il cannone, abbiamo vinto, siamo sfidanti ufficiali. Siamo in Coppa America. Ragazzi, questo è un momento storico, un momento incredibile. Il Moro di Venezia ha coronato questa lunga esperienza, questa lunga campagna, lunghissima. Ecco il tender del Moro di Venezia con il quale ci siamo più volte collegati. Sono tutti sul Flying Bridge, ecco i ragazzi, ecco quelli che hanno partecipato soltanto alla regata di oggi. Sì, era un momento enorme, ero molto contento. Abbiamo vinto, Raul, ho visto la forse per l'ultima volta, Raul nella grande gioia.
Ma la gioia dura poco. Il 16 maggio 1992 il Moro viene sconfitto per 4-1 da America Cube e gli italiani rimangono con l'amaro in bocca, perché si sa, nella Coppa America il secondo posto non esiste. Siamo contenti e speriamo per il futuro. Dottor Gardini, ci riproveremo o no? Vedremo, pensiamo, siamo abituati a pensare. Dopo la sconfitta nella Coppa America, Gardini non si perde d'animo e si mette subito a progettare una possibile rivincita. Ma per Gardini non ci sarà tempo a sufficienza. I trionfi del Moro di Venezia vengono oscurati dalla tempesta che si è scatenata a Milano con le indagini di Mani Pulite. Uno dopo l'altro, politici e manager ricevono avvisi di garanzia o mandati di cattura. È un effetto domino che travolge tutto e tutti. Ma quando Gardini lasciò la famiglia, o comunque la si vuole interpretare, la famiglia lo estromise, tutti gli altri restarono in Mount Edison, intendo dire Carlo Sama, che credo assunse la presidenza, Garofano, anche Cusani, che era un consulente molto importante per Mount Edison. Insomma, tutta la struttura restò significativamente in Mount Edison. Milano, gennaio 1993. L'inchiesta di Mani Pulite arriva alla Mount Edison. Ci arrivammo, diciamo così, per caso ad Enimont, perché usammo una via traversa. Viene individuato un finanziamento illecito di Giuseppe Garofano alla DC Lombarda di 250 milioni per le elezioni del 1990. Per cui quanto abbiamo individuato e chiuso il cerchio intorno a Garofano, dagli atti processuali di altri fascicoli, Rexius, quello di Francesco, veniva fuori anche Garofano. L'inchiesta scopre un falso in bilancio maturato tra il 1990 e il 91 di circa 150 miliardi, che sarebbe servito a Gardini e alla Mount Edison per corrompere i partiti di governo ed uscire indenne dalla chiusura dell'Enimont. Quando si incominciò a parlare di cifre di questo genere, Gardini disse chiaramente che non si riconosceva in cifre di questo tipo. Ribadì spesso di avere lui autorizzato elargizioni ai partiti, ma non assolutamente nella misura che si andava dicendo in quel periodo. Gardini non andava a trattare la quantità, stabiliva il se, ma non il quanto. Tanto è vero che Gardini decide, convinto da Cusani e da altri, che bisognava destinare 150 miliardi di lire in cambio di quell'operazione Closing. Negli stessi giorni il giudice Courtois viene indagato a Brescia con l'accusa di aver ricevuto 480 mila franchi svizzeri dall'Eni in cambio del sequestro delle azioni Enimont. La vicenda Enimont si è chiusa in quel modo perché ci fu un provvedimento di un giudice corrotto dalla parte pubblica, per costringere Gardini a vendere Enimont. Gardini ha le idee molto chiare sulla vicenda Enimont e in un'intervista a Cesare Peruzzi spiega il motivo che avrebbe indotto l'Eni a non vendergli la propria quota. A tuo giudizio come mai non te l'hanno lasciata prendere, non ti hanno venduto il loro 40% allora? Perché sono Franco Milano e quindi devono continuare a rubare. Tu è come spezzare i vitelli. Non si vogliono spezzare. Vogliono rimanere attaccati. Attaccati alla pannella. Non vogliono cominciare a bloccare l'erba, non vogliono ruminare, rimarranno sempre poppanti. Chi non vuole cambiare, diciamo, attitudine rispetto al progresso che vive, rimane attaccato alla mannella. Una mannella che poi si riuscirà prima o poi, perché si hanno come darsi la vacca. 26 febbraio 1993, mattina presto. Arriva il primo avviso di garanzia per Raul Gardini. Ebbi la percezione delle sue difficoltà e della sensazione che lui aveva di essere andato dentro in un affare molto maggiore di lui e quindi che non poteva più in qualche maniera dominare o d'altro. Raul diceva spesso che da quando era uscito da Mount Edison le persone che gli erano vicino non erano più affidabili. 8 marzo 1993. Gabriele Cagliari viene arrestato per corruzione e illecito finanziamento ai partiti. Un mese dopo, la Mount Edison, con debiti per oltre 3.000 miliardi, viene commissariata dalle banche creditrici. Gardini teme il peggio. Che disse, io sono
fuori dalla gestione di questa società da 2 anni, non so che cosa si può, cosa può essere accaduto in questi 2 anni. Da tanto tempo, da mesi, da giorni, continuava a chiedere a Carlo Sama e a Sergio Cusani gli elementi utili per la sua difesa. Questi non gli venivano dati. Mi diceva, mi promettono e poi io non ricevo, li aspetto e poi non me li danno. Io sono impotente, non sarò credibile e quando chiedono mi sbattono la porta in faccia. 13 luglio 1993. Gardini tenta l'ultima carta, incontrare Giuseppe Garofano prima che parli ai magistrati di Milano. Tramite gli avvocati fu chiesto di poter avere un incontro con Gardini per poter a questo punto definire una linea di difesa. Si decise un incontro a Ginevra al quale dovevamo in qualche modo partecipare tutti. Come sono passato attraverso il gate mi sono reso conto che ero aspettato e che quindi intendevano arrestarmi a Ginevra. Ho avuto la precisa sensazione e ne ho l'intima convinzione che la comunicazione a questo riguardo fosse stata data da qualcuno che non aveva interesse che io incontrassi Gardini. E quindi non mi sbilancio di più, insomma, però indubbiamente già che c'era anche una faida interna, immagino che questo fosse. Questo destò molti interrogativi, molte perplessità, come mai era stato arrestato proprio quel giorno e proprio a Ginevra. La cosa indubbiamente presentava degli aspetti poco chiari, questo sicuramente. Giuseppe Garofano viene dunque arrestato e portato in Italia. Gardini è smarrito e incredulo. Intanto, il 20 luglio a Milano, arriva il secondo suicidio eccellente. Dopo Sergio Castellari, direttore del Ministero delle Partecipazioni Statali, l'ex presidente dell'ENI, Gabriele Cagliari, si suicida nella sua cella di San Vittore. Quanto all'affare Enimont, si parla di 150 miliardi di lire di tangente. Per qualcuno è la madre di tutte le tangenti. Ma a Gardini questa cifra non quadra e per vederci chiaro, il contadino di Ravenna si prepara a collaborare con la giustizia. Siamo al giovedì 22 luglio del 93. Io dissi più volte al dottor Di Pietro, che era il titolare di questa indagine, che c'era la più ampia disponibilità di Raul Gardini di dire quello che sapeva e di collaborare con la giustizia. Devo dire che ho insistito più volte in quel periodo perché Raul fosse sentito, ma la risposta fu sempre una risposta negativa. Quel che io non ho potuto accettare era l'assicurazione a priori che se ne tornava a casa con le sue gambe. E io dico, non, questo non posso assicurarti, io non so che viene a dirmi, non so che viene a fare, non posso barattare la giustizia su uno scambio di favore. 22 luglio 1993. Il GP Italo Gitti ha pronto l'ordine d'arresto per Raul Gardini. Ricordo che quel pomeriggio del 22 dissi a Gardini che gli ultimi accordi appunto raggiunti col dottor Di Pietro erano per una gestione molto morbida, la più morbida possibile dell'esecuzione di questo provvedimento. Ho detto ai carabinieri di non arrestarlo di notte come un ladro di polli, ma siccome il suo avvocato e lui avevano deciso di venire l'indomani mattina alle 8:15, 8:15 l'appuntamento con l'avvocato, 8:30 doveva venire da me. Io avevo dato la parola di venire con i suoi piedi. Ma a turbare questa situazione di queste riunioni delle ultime ore arrivò una notizia ANSA per cui il dottor Garofano era stato interrogato a lungo su queste vicende. Ci tenevo soprattutto che ci fosse un riconoscimento delle responsabilità di ciascuno, dicendo in maniera tale chi aveva fatto che cosa e ognuno si prendeva la responsabilità che gli competeva, considerando che eravamo arrivati sostanzialmente all'epilogo. La mia percezione è che il progetto di Gardini si è urtato con una crisi insanabile e irrecuperabile del sistema politico
italiano e quindi si è trovato nelle peggiori condizioni possibili e immaginabili. Nell'ultimo periodo, cioè in quel mese lì, era molto solo, cioè nessuno andava più a trovarlo. E la sera prima c'era andata Idina, la quale voleva poi rimanere a dormire. E lui gli disse no, ma torna a Ravenna, tanto non c'è problema. No? La sera prima mi telefonò. E lì sono quelle cose che ti rimangono dentro perché hai l'impressione di non aver fatto tutto quello. Gli chiesi come va? E lui mi disse, ma sono qui appeso a un filo. Milano, Palazzo Belgioioso, venerdì 23 luglio 1993. Appena sveglio, Gardini scrive un biglietto ai suoi familiari. Idina, Eleonora, Maria Speranza, Ivan, Elisa. Grazie. Lui davvero stava venendo da me, fino all'ultimo minuto, perché il suo avvocato ancora la mattina, stiamo arrivando, forse tardiamo un attimo. Buongiorno, interrompiamo i programmi per darvi una notizia. Raul Gardini si è ucciso con un colpo di pistola alla tempia nella sua casa a Milano. È stato trovato in fin di vita dal maggiordomo, trasportato immediatamente al policlinico e ispirato. Il Presidente della Repubblica in visita a Sofia ha avuto espressioni di cordoglio. I motivi del suo gesto non sono noti, ma Gardini era stato chiamato in causa per la vicenda Enimont dall'ex presidente della Montedison, Garofalo. Ma io sono assolutamente certo che fu suicidio, perché gli elementi che in concreto sono stati poi in epoche successive avanzati circa una diversa ipotesi erano totalmente infondati. Io sono arrivato, sembra una cosa, mi spiace, a corpo caldo, non so se mi spiego, l'ho visto come sta la situazione. La scena nei film, è bello dire, c'è il corpo sul letto, c'è La pistola sul mobiletto, come ha fatto a metterlo da morto e tutti a fare del film, ma io l'ho visto, sono stato io che nell'immanenza dei fatti. Oh, e questo è cioè era il maggiordomo che stava lì, come l'ha vista, la prima cosa che ha fatto è cercare che stava ancora lì, quando è arrivato il maggiordomo stava ancora lì negli ultimi aneliti di vita, quindi non è successo niente, purtroppo è stata una scelta drammatica di impeto. Aveva un senso della dignità fin da quando era bambino e lui lì ha visto la sua dignità personale volar via. Con quel gesto un po' romantico e un po' alla Gardini, vecchia maniera, volesse riproporre che ancora una volta era lui a decidere della sua vita e delle sue vicende personali. Lui a Ravenna era, se posso dire, il re. Era persona stimata, era persona amata, era persona vicina alla sua gente e credo che l'idea di ritornare da sconfitto a Ravenna sia un'idea che l'abbia sconvolto. Penso anche che abbia voluto in qualche modo tutelare la sua famiglia, lasciando che tutte le colpe poi fossero in qualche modo attribuite a lui. Ti ho conosciuti nel tempo, non piangere più, se veramente mi ami, ti amo papà. Lui si sentiva sovrastato da un destino che non era più il suo. Quindi un uomo che aveva giocato tutta la sua vita sul progetto che si rincorre, probabilmente si è chiesto
se aveva ancora qualche ragione per continuare a vivere. Quel gesto che distrugge il bene più grande, che è la vita umana, non è ammissibile. Ma io lo rispetto, come ho sempre rispettato tutto di lui, fin dal 1949, amandolo nella preghiera.